Igles Forelli, ristorante Atman Pesce in provincia di Pistoia. La ricetta che vi propongo oggi sono degli spinosini di Campofilone, tipo un tagliolino, e sono fritti e risottati in verde. Perché in verde? Perché la salsa sarà a base di spinaci e zucchine e ci sarà un tocco toscano con i pinoli di San Rossore. Gli ingredienti per 4 persone sono 120 g di maccheroncini di Campofilone, 200 g di spinaci, 150 g di pinoli e 200 g di zucchine, solo la parte verde, e in più la cipolla la metteremo come guarnizione finale. Il piatto è preferito senza parmigiano, senza burro, solo con olio extravergine d'oliva, e se volete potete mettere un po' di erbe aromatiche. Quindi friggiamo gli spinosini a 170 gradi e li portiamo nel brodo in ebollizione. La cosa particolare è lo shock termico: fra i 170 gradi e i 100 gradi lo spinosino assorbirà il sapore del brodo vegetale. Poi aggiungeremo a metà strada gli spinaci, quindi gli spinaci saranno saltati in padella, frullati e setacciati, molto verdi. Andranno appunto a legare il tagliolino. Salteremo a parte il verde delle zucchine in padella e solo all'ultimo momento l'andremo ad aggiungere alla pasta con un filo d'olio, un po' di pepe e i pinoli di San Rossore. Questo è il piatto finito, spinosini fritti e risottati con una crema di spinaci, pinoli di San Rossore e zucchine.